Ciao gamer, sono Leonardo e benvenuto a PokéGamer. Oggi andiamo a vedere la battaglia di Danilo o Zeta Chase, è il suo nome di Pokémon. Sono qui con un ospite. Troppo cute. È Leafeon, è mio. Mio! Comunque, andiamo a vedere subito la battaglia. Ok, comincia la nostra battaglia con Zeta Chase. Vediamo un po'. Comunque, era preoccupato che la mail non ci fosse arrivata. Beh, Danilo, la mail è arrivata. Cioè, abbiamo la battaglia davanti. Comincia, Danilo comincia con Mienshao. Assorbi pugno su Shackle, che non gli farà molto perché Shackle, cioè, più un muro di Shackle non esiste. Shackle è un mostro. E mi sembra che abbia fatto la Sticky Web, ovvero la ragnatela, insomma, quella che rallenta tutti i Pokémon avversari. Venusaur. Mi aspetto un Mega Venusaur, come minimo. Tossina. Non ha effetto su Venusaur. Questo qua è stato un errore dall'avversario, che è un giapponese. Quindi già 5 punti in più per Danilo. Sonnifero su Blissey. Ciao Blissey. Ciao, ciao. Blissey è il Pokémon più problematico che io incontro mai quando non ho attaccanti fisici, quindi è un grosso problema. Edgislash. Shiny. Tu non mi puoi rubare un mio Edgislash Shiny. Maledetto giapponese. Non si fa. È mio. Perché? Eh? Manda Mincia. Ah, ok, c'era il double switch. Privazione su Edgeslash. Gli fa cadere la bacca cedro. Un danza spada, però. Adesso mi sa che Mienshao deve battersela a gambe, altrimenti. A gambe levate, altrimenti viene one shot. Scudo reale. Perché Mienshao è rimasto? Privazione. L'attacco diminuisce. A questo punto Mienshao non può far nulla. No, c'è qualcosa che non va. Questo qua è un Edgeslash speciale. Oppure sta cercando di continuare il suo setup. No. Ma vabbè, non sto capendo cosa vuole fare questo Edgeslash e non so perché Danilo voglia tenere Mienshao se può essere one shotato in qualunque momento e il suo attacco è diventato zero. Continua con privazione, perché questo è l'importante. Un'altra danza spada. Ok, Edgeslash è diventato instoppabile perché è a più 6, ha raddoppiato se non di più il suo attacco e quindi ciao Mienshao. Proprio ciao, detto perché spada solenne? Per quale oscuro motivo? Ecco il fuoco al nastro. Ora ho capito perché. Bella mossa, però ti ha predittato. Non me l'aspettavo il fuoco al nastro, devo essere sincero. Swampert. Swampert, per quanto è tanky, non penso che possa fare qualcosa contro un Edgeslash più 6. Spada solenne. Bye bye. Eh sì. Ah no! È sopravvissuto con 7 di vita! Ma allora quello di Antonio fa davvero schifo, eh? Vabbè. Antonio sta piangendo nel frattempo da dietro la camera, però. Swampert sopravvive, recupera PS con avanzi. Abbiamo Talonflame e acrobazia. Wow, per la prima volta non vedo un Brave Bird. Quindi un. Cosa la mossa più utilizzata del mondo da parte di Talonflame, quella volante. Nidoking è un problema. La rete viscosa è un problema. Baldeali, eccolo là che è arrivato il Baldeali. La rete viscosa comunque dicevo è un grosso problema perché dimezza l'attacco la velocità di tutti i Pokémon che toccano terra. Fulmine da parte di Nidoking speciale. Wow, one shotta Talonflame. E abbiamo. Oh, Milotic, Milotic, Milotic Shiny! Con la coda dorata. Idrovampata. Ah, tra l'altro, scusate se la mia voce suona strana, è che sono ultra raffreddato. Cioè, oggi sono arrivato a numero di pacchetti usati 78. E quindi. Scusate. Comunque, abbiamo Venusaur contro. Milotic, Milotic, come volete chiamarlo. Eccolo qua, la Mega. Perché non l'hai Mega evoluto prima? Vabbè, Swag.
Mega Venusaur. Arriva un gelo raggio che non farà nulla perché... Esatto. Perché Venusaur ha ghiaccio spesso. Non sì, ghiaccio spesso. Grasso spesso. Che dimezza i danni ghiaccio e fuoco. Sonnifero. Ok. No. Milotic ha fatto riposo. Ok. Fango bomba in arrivo. Milotic è un tank speciale, quindi ci metterà un po' di tempo. Beh, non sarò a buttarlo giù. Sono Laia. Non c'è male, molto bello. Idrovampata non gli farà nulla a Venusaur. Arriva un energy palla che gli farà molto male. Eccolo qua, l'ha mandato che io. Poi chi manda? A questo punto immagino che manderà Blaziken. Sono un mago. Basta, sono un mago. Ha mandato Blaziken, l'Omega evolve. Allora, devo chiedere scusa a Smogon, che in questo momento sta piangendo intensamente per questo mega... Ecco, mi sono anche dimenticato il nome. Mega Blaziken. Sintesi. Però Mega Blaziken è diventato un pezzettino veloce, ma proprio dopo una protezione... Baldeali, ciao. Penso proprio che sia ciao perché grasso spesso... Ah no, è sopravvissuto, wow. Grasso spesso previene solamente i danni ghiaccio e fuoco, non quelli volanti. One shot a Blaziken, Danilo. E manda di nuovo Shackle, quindi siamo alla situazione iniziale dove c'era Shackle contro Venusaur. Immagino che stia per arrivare... Sintesi come minimo, ok. E arriverà un sonnifero oppure proverà a buttarlo giù direttamente. No, la battaglia viene abbandonata. Forfeit. Il giapponese se l'è data a gambe. Wow. Quindi gamer, questa era la battaglia di Danilo. Sono rimasto senza parole perché sono molto 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 distratto da lui. Cioè, ci tengo a farlo vedere di nuovo, quindi lo tengo fino alla fine. Dunque, se vuoi mandarci una delle tue battaglie, clicca da qualche parte, ci sarà un bottone, quindi cliccalo, non morde, quindi cliccalo e ti manda il video di Antonio dove ti lascia tutte le istruzioni su come mandarci un video. Direi che per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao gamer!